Lo vogliamo fermare o lo seguiamo? Aspetta. Grazie Cape per i 5. Allora, se lo seguiamo, se ne accorge che lo stiamo seguendo. E a questo punto direi di fermarlo. Però non abbiamo né sirene né un cazzo. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Ma è il furgone che ci sta passando davanti prima, vero? Sì. Ok. Affiancati, affiancati. No, la sirena non funziona, raga. Di fermarlo. Fermarsi. Mi scusi. Dì di fermarsi, ti provo a dirgli. Mi scusi, mi sente? Lei col furgone nero, posso chiedere se accosta un attimo? Chiamo la centrale, No, non serve, ce l'abbiamo qua davanti. Che cazzo devi chiamare la centrale per fermare un furgone? Per fermarlo, sì. Ho capito, minchia, potrebbe essere un tipo a caso, cioè. Appunto, voglio fermarlo. Secondo me non ti ha sentito. Come cazzo fare più di urlargli? Scusi, può accostare gentilmente, siamo della polizia. Oh, minchia. Ogni mese mi ci metto a fianco e glielo dico, ok. Mi scusi, mi sente? Mi sente? Può per favore accostare? Non è che è un non pensante, bro. No, sta parlando. Ah, sta parlando. Può accostare, per favore? No, no, ha detto che non vuole accostare. Siamo due agenti di polizia, se mi sente. Mi sente? Io non sento nulla, ti giuro. Sento che sta urlando. Alza la voce. Ah, è vero. Siamo due agenti. Siamo davvero due agenti, mi creda. Siamo in borghese. Non si vuole fermare. Prova a mettere la sirena, va. No, così. Cazzo. Io per mettere la sirena devo. Merda. Prova, guido io. Sei pronto a switchare? Sì. 3, 2, 1, vai. Guarda se riesce a leggergli la targa. Come si usa? Sta roba è inutilizzabile, bro. Guarda se riesce a leggere la targa. Prova ad accenderla. Oh, mi scusi. Miseria. Prova ad accenderla. Siamo due agenti, per favore. Le sto chiedendo se può accostare, gentilmente. Siamo con una volante in borghese. Se accosta le faccio vedere i documenti. Ma che sirena? Ma la senti la sirena? No. Non la senti? No. Ha detto non mi farò rapinare una... Pensa che lo vogliamo rapinare. Per favore, non mi costringa a chiamare... Orca miseria. Non mi costringa a chiamare gli agenti di supporto. Vabbè, fai una call in radio, fai venire una gente. Gentilmente può accostare, non ci costringa a usare le maniere un po' più forti, ok? Vogliamo soltanto fare le due domande un attimo, non serve che scappa, siamo due agenti. Sì, mi chiede che cosa volete, perdonami. Due domande relative al fatto che ha girato più e più volte davanti all'università e vogliamo capire che cosa stesse facendo, tutto qui. Non si può accostare un attimo, non... Non vogliamo rapinarla. Ma non mi accosto, non mi fido. Non voglio essere rapinato o rapito. Senta, se si fida, rimanga in macchina. Non posso fidarmi. Dopo allora facciamo una cosa, ok? No. Ma sta scherzando. Lei rimane in macchina, guardi. Ok? Le faccio vedere il distintivo. Se si fida, poi dopo che l'ha visto, scende. Tutto qui. Glielo mostro dal finestrino. Ok. Distintivo, magari non lo riesce a leggere. Simone Marrazzo. Guardi qua. Investigativa. Va bene. Ditemi pure che cosa vi serve. Accosti. Mi dica.
Può costare meglio, siamo in mezzo alla strada. Rischiamo di fare un incidente. Ah, sta arrivando un camion. Scenda pure dal veicolo, non c'è problema. Dobbiamo solo fare due chiacchiere. Per quale motivo? Diciamo che abbiamo notato più e più volte il suo furgone passare davanti all'università. E visti i tempi che corrono, diciamo che questa cosa non ci è piaciuto, ok? Tutto qui. Vogliamo capire cosa stesse facendo. È un periodo cosa un po' pericoloso. Fatto di male, eh? Scusatemi. No, vogliamo solo capire il perché lei stesse facendo avanti e indietro col furgone, tutto qui, che stava combinando. Non sto facendo nulla di particolare. E cosa l'ha spinta a fare avanti e indietro? A parcheggiarsi. A un certo punto l'ho vista parcheggiata esattamente davanti a dove eravamo noi e piano piano si è allontanata. E poi è ripassato ancora. Può scendere un secondo dal veicolo? Guardi, gli abbasso il finestrino se vuoi. Ho sbagliato. Ma di che cosa ha paura? Siamo degli agenti di polizia. No, non vedo il motivo per cui... Guardi, la senti sentire. Sì, la normale ringrazio, controllo. Ma è per quello che mi sono fermato. Abbasso il finestrino, signore. Sì. Posso chiedere i documenti, gentilmente? Per quale motivo? Semplice controllo, nulla di più. Sì, certo. Non credo di aver fatto niente di male. Adesso, no, signori, ma no. Allora, onestamente... Signore... Cioè, dirle che magari mi sono invaghito di una persona che è lì all'università mi sembra. Cioè, forse non sono affari vostri. Può farmi rivedere gentilmente? Sì, certo. Beh, se si è invaghito di una studentessa, ce lo dice, non c'è nessun problema. Beh, non credo che siano onestamente affari vostri, insomma. Robert Theodore Brooks. Guardi, allora glielo spiego semplicemente, ok? Non... Sì, mi dica. Il discorso è semplice, siamo in un periodo un po' particolare. Diciamo che sono successe delle cose non proprio belle in città. Per questo abbiamo gli occhi aperti per quanto riguarda punti sensibili dove sono accadute appunto queste cose. E il fatto che lei abbia fatto avanti e indietro più e più volte semplicemente ci ha spinti a capisco, fare quello che è il nostro lavoro. Capisco, è risultato sospetto, ha ragione. Assolutamente, ragione. Nulla di più. Ha ragione. E perdonatemi, però... Visto quello che succede in città, fermarmi con un'auto che non ha le sirene, onestamente lo ritenevo una cosa un po'. Sì, siamo in borghese, capisco che lei non si sia. Ho paura che mi rapinino, che mi prendano per fare una rapina, onestamente. Lei che stava combinando quindi? Perché stava facendo avanti e indietro? Cosa l'ha spinta? Gliel'ho detto, signore. Sinceramente ho visto. Quasi mi vergogno, insomma, perché potrebbe essere mia figlia, però una ragazza che. Niente, non trovavo il coraggio di scendere perché come vede insomma non sono di certo un ragazzino e sinceramente ero indeciso se quello che stavo per fare era una cosa legittima o meno. Certo sono maggiorenni sicuramente, però lei è invaghito di una studentessa. Sì, come ero si passato... chiama questa studentessa? Non ne ho idea, l'ho vista perché sono passato l'altro giorno lì davanti all'università, ho visto questa ragazza che era insieme ad altri due ragazzi e mi è balenata l'idea, beh, perché non iscriversi all'università? Il problema è che sono troppo. Quanti anni ha, mi scusi? Beh, le ha mostrato il documento, può vederlo da No, io non l'ho visto il documento. Io l'ho fotografato, ma non dalla bodycam come sempre, ma non me lo ricordo. Quanti anni ha? Guardi, ne ho 50 tondi, se volete sapere. Ma lei sa, non vorrei accusarla di nulla perché chiaramente la capisco, sì. Che da uomo la capisco, però lo sa vero che fare avanti e indietro e spiare le persone è definibile stalking. Non stavo però spiando, cioè luogo solo pubblico, sì capisco che è strano, io è per quello che insomma poi quando mi avete detto, insomma mi avete mostrato il distintivo ero un po' restio perché onestamente mi vergogno un po'. Se è una cosa che pensate, non ci andrò più, lascerò perdere la ragazza sicuramente. Questo veicolo è suo? Sì, certo. Posso controllare? Assolutamente, prego. Perfetto. È tutto rotto, l'ha visto? Immagino se ne sia accorto. Che ha combinato? Forse per le... Guardi, le sbandate che gli ho dato io, esatto. Mi ha tamponato un paio di volte, sinceramente. Cosa fa nella vita, signor Brooks? Ma io principalmente mi occupo di costruzioni. Di che tipo? Lavoro in città? Sì, lavoro qui in città, ogni tanto a chiamata vado a fare il lavoro, per il resto insomma giro, faccio un po' di cose. Sto comunque nella zona vicino al porto, vicino all'ospedale presente dove ci sono insomma i palazzi,
Sto lì. Lavora vicino all'ospedale? No, le sto dicendo, faccio come lavoro il costruttore. A volte mi avevano proposto anche di fare il macchinista, ma poi ho preferito di no, insomma, lo trovavo una cosa un po' troppo noiosa. Però le stavo dicendo, sto in centro città e ogni tanto, insomma, per pagare affitto e via dicendo, faccio questo. Ecco. Fa il costruttore, ok. Nella ditta del centro impieghi, immagino. Assolutamente sì. Chiaro. Guardi, signor Brooks, non lo faccio più quello che ha fatto, ok? Mi scuso se l'abbiamo fermata così, in maniera un pochettino... No, mi sono spaventato, sinceramente, però capisco le vostre motivazioni e il vostro lavoro, lo sì, capisco. Sì, ultimamente magari... è una zona calda l'università, quindi... Capisco. Magari montare una sirena che potete mettere all'occasione sarebbe, insomma, più idoneo, perché capite bene, signori, che in città succede di tutto, e onestamente... Ha ragione, infatti... Diventa difficile... Gliel'ho chiesto più volte perché capivo la situazione, immagino che... Nemmeno io mi fermerei onestamente ad una macchina che non ha sirene né niente. Però capisco anche il vostro lavoro. Perfetto. Signor Brooke, niente. Può andare, ovviamente, non ha fatto nulla di male. Va bene, le consiglio di evitare di fare quello che ha fatto oggi, ok? Più che altro, se sì, la ragazza dovesse accorgersene. Non lo farò più, ha ragione. Vabbè, sa che la crisi di mezza età com'è, magari uno no, vuole ricordare com'era da giovane. E questo so che magari potrei sembrare scortese, ma i danni che sono stati provocati a chi posso rivolgermi, magari ovviamente non a voi perché non siete dei privati. Faccio però... riferimento all'assicurazione. Venga anche. Magari domani presso la G-Unit dove lavoriamo noi. Si presenti lì. Che cos'è, perdonatemi? L'anti-gang. Ci troviamo alla, se glielo dico subito. Uh-huh. 143, se non sbaglio. 143. Venga domani sera. Chieda di Brazorf e Marrazzo. Brazorf e Marrazzo. Sì. Perfetto. Se le capita di bazzicare in queste aree, visto che ho visto che comunque, insomma, sei diretto qui, non so se perché ha visto che la stavamo seguendo o altro, o se di solito bazzica qui, beh, se dovesse vedere comunque persone strane, insomma, come glielo posso dire? È una descrizione un po' vaga che in realtà stiamo che facendo un po' a tutti. Persone strane. Stiamo cercando un uomo, diciamo, come si può dire, una sorta di senza tetto, si presenta in questa maniera, ok? Una persona che, per quanto ne sappiamo, è una persona molto intelligente, che gira spesso anche per il centro impieghi, quindi visto che lei lavora lì, se le capita di vedere, insomma, qualcuno che le sia vicino. Ha un identikit per caso, ha un qualcosa, dovrei avere una foto in teoria. E la faccio vedere subito. Sì. Eccola qua. Ecco lei. Grazie lì per i 14. Se dovesse vedere un uomo di questo tipo presso il centro impieghi, o soprattutto presso questa zona del nord che magari le si approccia o altro, ci contatti, ok? Ma me la può lasciare questa? Sì, se la può tenere, non ci sono problemi. Ne abbiamo un sacco di copie. Quindi in tal caso chi devo contattare, chi devo chiamare? Brazorf e Marrazzo, venga direttamente all'Antigang, ok? Va benissimo, le farò sapere allora. Va bene, signor Brooks, ci vediamo domani per i danni. Arrivederci. È lui. Però non ha fatto nulla. Posso dirti una cosa? Sai che questo Theodore, non mi ricordo per cosa, mi è già balzato nell'MDT? Cerchiamolo. Eh? Allora, si chiama Theodore... È in censura, ma io una volta sono già finito sul suo profilo e me lo ricordo. Sono sicuro di questa cosa. Robert, sì, sono sicuro di questa. Non mi ricordo però perché ci sono finito. E mi ricordo anche il giorno, ma non mi ricordo la motivazione. Quando stavamo parlando per il fatto relativo dei barboni, delle biciclette, di quello che lavorava lì, non mi ricordo perché era balzato anche un... Ero finito su questo profilo dell'MDT, però non riesco a ricordarmi il perché. Io non l'ho mai sentito nominare. Allora, siamo d'accordo entrambi che la roba che sta guardando la tipa era una stronzata, ovviamente. Sì. Anche perché, insomma, stava facendo avanti e indietro, non lo so. Poi stava guardando la tipa. Di tipa ce n'era solo una fuori. E all'inizio non c'era nessuna tipa. Sì. Quando l'abbiamo visto le prime volte,
non, che passava, perché l'abbiamo visto anche all'inizio, non ce n'erano di tipe, eh? Se ti ricordi, eravamo fuori da soli, io e te. Sì. Poi era notte. Ah, ragazzi, il discorso è che non si può forzare su questo qua, perché non ha fatto niente, ok? È una cosa molto positiva il fatto che l'abbiamo visto, ragazzi. E che sappiamo il nome di questo qua, perché ora è un po' sospetto quello che ha fatto. Era davanti all'università, faceva avanti e indietro. Se un domani dovesse ricapitare lui coinvolto in un qualcosa del genere relativo a una bomber, allora lì i puntini si uniscono, capitemi, ok? È l'unica cosa che puoi fare, ok? Il naturale svolgimento. È solo un tipo che sta girando attorno all'università con la sua auto e basta. Fine. Era sospetto quello che stava facendo, poteva essere un qualcosa di losco, ma non per forza collegato a questo, poteva essere un criminale qualunque, poteva rapire qualunque, poteva essere qualunque roba. Oggi c'è un nome in più. Bro, ti dico che è lui perché lo so che è lui, bro. E soprattutto, vi dico, ancora prima di sapere fosse lui, l'avessi visto, ve lo garantisco, a prescindere, in RP dalla foto si capiva fosse lui. E vi dico anche perché, perché c'è un dettaglio che io mi sono su cui mi sono focalizzato nella foto, ok? Che però non è un dato che tu puoi sfruttare in RP, che sono le sopracciglia. Le sopracciglia e le rughe, quelle sono cose che io ho guardato molto dalle foto che avevamo, perché sono le uniche cose che si vedono e sono identiche. Ma ripeto, non è un dato che puoi usare in RP. Mi aveva detto un nome simile riguardo a qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Era un tipo un po' strano, anche il fatto che non si sia voluto fermare comunque...